fratelli, figli del deserto, vi sono ormai noti i nobili scopi di questa adunata. I soci di quest'oasi devono affrontare la situazione con decisa fermezza. Scusi. Lo ripeto, la situazione è difficile e va affrontata con risolutezza. Ciascuno deve rendersene ben conto e deve agire con coraggio. Non vogliamo molluschi fra noi. Dobbiamo votarci cuore ed anima alla nostra grande impresa. Confidare nel successo e restare sempre uniti, spalla a spalla. Lavorare, sacrificarci. I forti debbono aiutare i deboli. Signori, la nostra è la più antica sezione dell'Ordine dei Figli del Deserto e perciò dobbiamo partecipare tutti al congresso che si terrà a Chicago la settimana prossima. Vi invito a giurare. E ricordatevi, nessuno da secoli è mai venuto meno a questo solenne giuramento. La storia gloriosa dell'associazione non annovera neppure un membro che si sia reso spergiuro. Se qualcuno di voi non sente di poter contrarre questo impegno, si metta pure a sedere. No, no, non voglio, no, non voglio giurare. Adesso mettetevi in posizione per giurare. Giurate di essere tutti presenti senza fallo al nostro congresso annuale a Chicago? Io giuro! Anch'io! Sempre con fede unanime. We are the sons of the desert, having the time of our life, marching along 2,000 strong, and from our sweethearts and wives, God bless them. Tramp, 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 the boys are marching, chanting of this melody. Ma perché non volevi giurare? Per paura. Paura di che? Pensavo di far male giurando di andare al congresso. Temo che mia moglie non vorrà. È certo che vorrà. Bisogna che ti lasci andare. Tu hai giurato. Lo so, è questo che mi preoccupa. Il presidente ha detto che mai nessuno dei fratelli mancò al giuramento. Per generazioni, per centinaia di secoli. E mia moglie, vedi, potrebbe... Ma devi forse dire sempre a tua moglie ogni cosa? Se non le dico tutto, come farò a sapere quel che vuole? Come faccio? Oh, non avrei mai immaginato che tu fossi peggio di uno schiavo antico in casa tua. Perché invece non prendi esempio da me? Faccio sempre quel che voglio senza mai rendere conto a nessuno. Non lasciati mai mettere i piedi sul collo o sei morto.
Ora spicciati. Vai dentro e dille che andrai al congresso. E sì, uomo. Arrivederci a domattina. Buonanotte. Buonanotte. Oh, ciao, Holly. Ciao, cara. Sta lei dov'è? L'ho accompagnata a casa. Bene, vado ad avvertirlo che Betty è andata a caccia e che tornerà molto tardi. Va bene. Holly. Dimmi, tesoro. Chiudi la porta. C'è una corrente d'aria terribile. Cosa vuoi? Come sei entrato? Sono entrato dalla finestra, da quella della cucina, per cercare Betty. Betty è andata a caccia e non tornerà a casa, che è molto tardi. Oh, beh, buonanotte. Buonanotte. Che vuoi? Ma si può sapere perché mi hai chiuso fuori? Suona il campanello, c'è tua moglie. Non ti agitare, ora verrà subito. Ma lo sai dove sto io? Oh, ti diverti proprio a suonare. Venite dentro, seccatori. Avanti. Che vuoi ancora? Mi sono chiuso fuori. Tesoro? Sì? Ti dispiace se Stallio resta qui con noi ad attendere che Betty ritorni? È chiuso fuori. Oh, resti fuori.
Che mangi? Una mela. Dove l'hai presa? Lì sopra. Ma quello non è frutto d'albero. Ti faranno male. Sono di cera. Cosa avevi da sospirare? Si è perpetuo tutte le mele. Oh, finalmente ho capito. Questa è bella terza volta che me le mangia. Novità, tesoro? Oh, nessuna. E tu ne hai? Oh, niente di speciale. Cosa dici? Non le hai forse parlato del congresso? Quale congresso? È vero. Hai fatto bene a ricordarmelo. I figli del deserto terranno un congresso a Chicago nella prossima settimana. Noi due ci andiamo, cara. Oh, davvero? Questo viaggio è per noi molto utile. E ne approfitteremo per fare dei buoni affari. Vedere dei vecchi amici. Poi anche delle facce nuove. Vedere delle facce nuove giove alla salute. Bisogna poi divertirsi. Lavora sempre. E non divertirsi, cara, riduce l'uomo tonto. Chi l'ha detto? Ho piacere che tu ti svaghi, caro. Grazie, tesoro. Che vuoi dire? Solo questo. Tu non ci andrai proprio. Che significa tu non ci andrai? Solo questo. Tu non ci andrai a quel congresso. Tu verrai invece in montagna con me. Ma non può venire in montagna perché ha prestato giuramento. È da tanti secoli che ha giurato. Oh, senta, mio caro. Lei pensi ai fatti suoi. Ma rifletti, tesoro, non bisogna mai eccitarsi. Stai facendo una montagna di un sesso così. E lui ha la fede unanime. Ci va anche lei? Eh? Ho chiesto se ci va. Sì, tesoro. Signora Ollio. Chi l'ha detto? Lui. Oh. Bene, lei ci vada pure. Ma tu stai certo che verrai in montagna con me? Non andatene, ascoltami. Questa sera voglio mettere in chiaro le cose una volta per sempre. Io non andrò mai a quel congresso, io verrò in montagna. Ma è quel che ho detto io. Tu non andrai in montagna, ma che andrai invece, che noi andremo in montagna. Ma mettetevi d'accordo. Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa? Ma lui dice tesoro che... Oh, sta zitto! Se credi che ti permetta di andare a gozzovigliare con la scusa di quel congresso ti sbagli, sai. Dovresti vergognarti, incosciente. Io sto qui a scopare tutto il giorno, lavo, stiro, mi rovino le mani, ma tu lo apprezzi forse? Rispondi! Sì, lo so, ma tu... Oh, sta zitto, non contraddirmi! Che cosa ci guadagno io a lavorare tanto? Dillo, perché non rispondi? Organizzo persino la villeggiatura in un bel posto dove si gioca al bridge e si parla di cose d'arte. E allora faccio preparare la roba, crepo dal caldo, ma ammazzo per confezionarti un elegante costume da montagna, perché? 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 Oh, non mi interrompa lei! Se ci tieni a saperlo, perché tu sia fiero di me, ma tu lo apprezzi tutto questo, rispondi! Ha, ha! Tu cerchi di squagliarti per andare al congresso, che faccia di bronzo! Ma ci andrai passando sul mio cadavere, ti manderò in galera! E anche lei, insieme a tutti i figli del deserto! Oh, questa volta davvero mi comprometto! Cosa si fa?
Oh, non bisogna mica darle peso. Se te lo dico io, noi andremo al congresso. Oh! E tu sopporti questo? Hai ragione, ma non lo sopporterò più a lungo. Il padrone sono io. E se ti dico di andare a quel congresso, ci andrò! Lotti? Oh, ciao, Betty. Vieni, vieni dentro. C'erano poche anitre oggi, ma eccone due per te. Oh, grazie, Betty. Che cos'hai, Lotti? Sei sconvolta. Un altro bisticcio con quello sciagurato di Holly. Stanley è di là. Oh. Non ti fa mettere i piedi sulla gola. Che vuoi dire? Se non sei attento, lei prenderà il sopravvento su di te. Devi ribellarti. Il sopravvento su di me? Impossibile. Va bene, fa pure come ti pare. Io sarò forse peggio di uno schiavo antico, ma non permetterei mai a mia moglie di saltarmi a stoviglie in testa. Guai a lei se mandasse qualcosa per aria. Diventerei una belva. Non mi ha mai fatto scenate, mai. Ah, no. Se la mia metà osasse agire così, se alzasse soltanto un ditino, sai cosa farei? Che cosa? Io direi... Ciao, cara. Io... Beh, pensaci su. Arrivederci domani. Tesoro, buono. Oh, così va meglio, eh? Ma vorrei sapere che male ho. Certo, il tuo ha tutti i caratteri di un grave esaurimento nervoso. Hai una grande debolezza e anche una forte emicrania. Può darsi che dipenda dal terribile litigio dell'altra sera. Oh, ma la colpa è sempre tua, caro. Dov'è Stelio? Oh, è uscito. Dov'è andato? Ma, sai, non voleva che te lo dicessi, ma era molto in pensiero per te ed è voluto correre a chiamare il dottore. Perché tu gliel'hai permesso? Non lo sai che io odio i dottori. Oh, caro, non t'agitare così. Io agito per il meglio. Hai bisogno di un dottore e farai tutto quello che il dottore ti ordinerà. Oh, va bene, tesoro. Tu sei la mia salvezza. Zitto, cor mio, ti darò dell'aspirina. Oh, vado a prendere dell'altra acqua calda. Sei stato dal dottore? Sì, verrà qui a momenti. Bene. Ti sei messo d'accordo che mi ordini un viaggio all'Onulo per i miei nervi? Il nostro piano non potrebbe fallire. Sicuro. Ho combinato tutto. Ma perché vorresti andare a Honolulu? Ma non capisci che questo è solamente un astuto sotterfugio? Piantiamo in esso le nostre mogli. E indisturbati andiamo al congresso. Ma allora non ci vai in montagna? No, fossi matto. Noi fingiamo di andare a Honolulu in barba alle nostre care metà. No, via. No, tu.
Stan, è stato dal dottore? Sì, signora, verrà a momenti. Oh, bravo, buono tesoro. Ecco qui l'aspirina. Ora tira fuori i piedi. Ecco, senti se va bene. Oh, tieni il bicchiere. Oh, poveretto. Calmati, ora porto l'acqua fredda. Che cosa stai facendo? Sto cercando l'aspirina, scostati un po'. Scostati ancora, non la trovo. No! Aspetta. Portala via, sciocco. Oh, vieni qui. Siediti. Siedi, caro. Ora passa, vedrai. Vedrai. Tirami su. Che cosa si scottetta la toppa della mia? Povera me. Mi spiace, Maruccio, mio caro. Porta via quel bagnapiedi. Caro, ora siediti. Non si cal. Vado a cambiarmi e a prenderti un altro pigiama. Ancora qui, se ne vada, mangia mele, sempre colpa sua. Mangiatore di cera! Stai sudando? Tu hai la febbre, Kido. Sento caldo davvero. Dovrei misurarmi la temperatura. Dammi il termometro. Che cosa? Il termometro lo troverai sulla mensola. Undici, dodici, tredici. Che cosa segna? Pioggia e vento. E questo è il barometro. Chiamate un veterinario. Sì, ma è un veterinario di bestie maestrate. Si accomodi, dottore. Ecco il malato. Salve, dottore. Oh, dottore, se sapesse che ansia, mio marito sta molto male dappertutto. Allora la sua malattia è grave. Sì, deve avere una stavigliite acuta. Già. Oh, cosa, dottore? Questo mi sembra un vero caso di delirio canino. Ed è molto grave? Più che grave. Doppius casus delirii canini. Sei così, dovrebbe fargli qualche cosa, dottore. Oh, certo, dottore, mi raccomando, lei lo guarisca. Operi. Coraggio, amico caro, sii tranquillo. Dio mio, sii buono, sii buono. Adesso ci penserà il dottore. Oh, povero maritino mio, sta già preparando tutto. Sì, sì.
Più su. Apra la bocca. Abbi pazienza, cocco, vedrai che tutto andrà bene. Oh, dottore, non sarebbe meglio metterlo a letto? No, ha soltanto bisogno di un lungo viaggio di mare e di sole e di aria dei tropici. Già proporrei un viaggio a Honolulu. Ma dottore, ecco, non potrebbe andare in montagna? Al solo pensiero delle onde mi sento girare la testa. No, mi dispiace, signora Hardy. Un viaggio a Honolulu è l'unica cura per lui. Se tu non puoi venire oggi, io resto a casa e muoio. Non dirlo neanche per scherzo. Se il dottore ti ha ordinato di andare a Honolulu, tu farai quello che ti ha ordinato. Oh, io posso andare a Honolulu da solo. Ci vuole qualcuno che si curi di me. Ma sì, Stanley avrà la cortesia di accompagnarti. Breve, non ci avevo pensato. Vorresti, Stelio? Dove? A Honolulu. Non posso venire a Honolulu. Perché? Io vado al congresso. Ma come fai ad andare al congresso? Ho avuto l'autorizzazione, l'ho chiesto a Betty e me l'ha data. Niente da fare, non potrò andare a Honolulu. Oh, non temere. Tu andrai a Honolulu dovessi andarci da solo. Ebbene, se devo andare a Honolulu da solo, lui verrà con me. Coltivate fiori profumati come questi? Che trovato, non ti pare? Che trovate? Ehi ragazzi, andiamo, venite al mio tavolo a bere una bottiglia. Ragazzi, accomodatevi, prego. Sedete qui, prego. Cameriere, un barile di champagne. Oh, cari, una sigaretta.
che trovata magnifica! While down on the South Sea Island, underneath the beauty of the stars, I strayed upon some maidens who were strumming on their guitars. A fool of maid was dancing, and I knew it found my paradise. So this is what I told her as I gazed into her eyes. Honolulu, baby, where'd you get those eyes? And the dark complexion, I just idolized. Honolulu, baby, where did you get that style? And those pretty red lips, and that sunny smile. When you start to dance, you hula hips and press, then you shake it up and down. Shake a little here, you shake a little there. When you got the boys going to town, Honolulu, baby, you know your stuff. Honolulu, baby, gonna call your due piccioni con una fava. Vediamo qui quel che avremo visto a Honolulu. Ehi, e che c'è da ridere? Non capisco. Devo dirglielo. Avevano detto alle nostre mogli che andavamo a Honolulu per ancora. Gliel'avete fatta, eh? Al congresso facciamo Baldovia, domani torniamo a casa e nessuno saprà mai il nostro segreto. Ma ditemi, di che parte della California siete? Los Angeles. Los Angeles! Il mondo è piccolo, il mondo è piccolo! Immaginatevi che ho una sorella laggiù! No. Sì, verità, non l'ho più visto da quando lasciai il manicomio! Sentite, ho una bella idea in testa! Sapete che cosa faccio? La chiamo al telefono, cambio la voce così lei non saprà chi sono! Oh, che bella idea! Cameriere, annegali nello champagne, vorrò subito! Pronto? Pronto? Ora metto la spina, signor Clancy. Oh, grazie. Pronto? 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 Vediamo se mi riconosci. La smetta. Chi parla? Il tuo fratellino Charlie. Oh, caro, davvero sei tu. E mio fratello Charlie. Ah, sì? Oh, ma di dove parli? Ah, io sono a Chicago al congresso dei figli del deserto. Oh, che bella sorpresa mi fai dopo tanti anni. E ti ricordi, non ci vediamo da quando tu cantavi nel coro. Tu tenevi il mantice, ricordi? L'organo faceva cilecca. Cara, voglio farti parlare con uno di Los Angeles, un vero amicone. Aspetta, ecco. Fammi. Pronto? Ho l'onore di parlare con la sorella di Charlie. A me sembra proprio di conoscerla. Ed è anche lei di Los Angeles? E come si chiama?
Holly! ma che dice? Che cosa dice? Mi ha chiesto se ero di Los Angeles, le ho detto sì. Mi ha chiesto come mi chiamavo e le ho detto Holly! Che bella tremenda! Che burlone lei! Quando torna qua, venga pure a trovarmi. Mi piacerebbe tanto farle conoscere mio marito. Però senz'altro, qual è l'indirizzo? Prendi nota. 2-2-2-2 Viale Bella Vista? 2-2 Addio tesoro. Ma scusa, perché hai interrotto? È stato un improvviso contatto. Ma dimmi, ci andrai a trovare? Sì, appena arrivo. Che cos'è, Lotti? Se non sapessi che Holly è Honolulu, io giurerei che era lui che parlava. Oh no, sono Honolulu, quei due. Stan non sa mentire con me. Io non so cosa succederebbe se Stan ora mi ingannasse. Ehi, gliela da lui la botta, prendetela. Ehi! Buonasera, si accomodi, no? Buonasera. Lei non sa che è mia moglie? Texas 97. New York 43. E sui 24. Grazie. Lotti! Guarda! Sì, l'ho già letto. Oh, adesso cosa possiamo fare? Io telefono alla società e chiedo se si conoscono già i nomi dei superstiti. No, andiamo invece. Su, mettiti il cappello. Sì, va bene, ti aspetto fuori. Silenzio, prego! Il nostro presidente deve leggere un radiogramma. Ecco le ultime notizie giunte ora. Società di navigazione Honolulu Los Angeles. I superstiti del Moana sono già a bordo della nave che ha raccolto l'SOS. L'elenco dei feriti verrà trasmesso dopo gli accertamenti che saranno effettuati d'urgenza. La nave dei superstiti giungerà nel nostro porto domani mattina. Firmato capitano Jan Zuloff. Oh, Betty, speriamo che siano in salvo. Oh, questa orrenda incertezza mi opprime. Coraggio, Lotti, non pensiamo a disgrazie. Sì, cara, cerco di non pensarci, ma ho tanta paura per Holly. Sai com'è buono e generoso il caro Holly. Ha certamente rischiato la vita per salvare i suoi compagni. Ma allora Oliver guadagnerà una medaglia, vedrai. Stanley invece non sa neanche nuotare. Oh, e io me ne ero dimenticata. Giovanotto, e tieni pure destro. Su. Proviamo a suonare da me. Sì. Honolulu baby, where'd you get those eyes? And your dark complexion, that are right alive. Honolulu baby, where'd you get those eyes? And your dark complexion, that are right alive. Honolulu baby.
Amore, sono qui. Siamo qui. Sempre la tua roba in mezzo. Amore. Amore. Sono già arrivato. Oh, non c'è. Mi fai perdere la testa. Oh. Ma dove sarei mai? Forse è uscita. Ah, lo so che è uscita. Ma vorrei sapere per quel motivo e dove è andata. Forse è andata in montagna con Betty. È proprio lei che è andata. E c'è Omi secca. Sapeva che sarei tornata oggi, allora perché è andata in montagna? Sai, se non andava in montagna, Maometto veniva a lei. Che c'entra Maometto in questo momento con mia moglie? Boh. Sai, è un vecchio proverbio. Oh, che oh, c'è? Naufragio a Honolulu. In fuori il tifone. I passeggeri e l'equipaggio del Moana sono presi dal panico. La nave Lavania, sfidando la tempesta, corre in soccorso ai pericolenti. Il Lavania arriverà a Los Angeles domani stesso. Oh, oh. Vedi che roba? Ma noi non c'eravamo, per fortuna. E poi... Oh, oh. Andiamo via di qui. Andiamo all'albergo per questa notte. Oh. Vieni, lascia fare i giornali. Attenta alla valigia. Oh, oh. Oh, non devono accorgersi che eravamo qui, leva tutto. No. No, Betty, ci penso io. No, 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 pago io. Oh, non fare complimenti. Oh, andiamo, andiamo presto. Oh, nascondiamoci, non qui sotto, di là. Oh, via. Vieni. Oh, non di qui, di lei. Oh, apri. Betty, hai sentito nulla? Ho sentito, e come? Non c'è nessuno. Betty. Eppure, credi, io ho sentito chiudere la porta. È frutto dell'immaginazione. Siamo così nervose e sconvolte. Oh, Betty, credi davvero che siano salvi? Oh, non preoccuparti, Lottie. Pensiamo al meglio. Oh. 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 Oh, che sensazione strana. Oh, mi pare di sentirlo qui. Sopra la testa! Oh, Lottie, mi terrorizzi! Ma li senti davvero? Oh, te l'ho detto! Mi sento andare in prigione! Se continui con queste storie, io me ne vado! Oh, non lasciarmi, Betty! Non abbandonarmi! Ma bisogna affrontare gli avvenimenti con coraggio, con fermezza, mia cara! Oh, lo so, Betty! Sto facendomi forza, ma la paura è su, via, calmati! Ci avranno veduti? È impossibile! Sarebbero già qui, altrimenti! Debbono alzarsi presto la mattina perché Hardy possa essere preso in trappola! A che ora? Oh, mezz'ora prima dell'ora. Stai attento, vuoi che ci sentano? Come potremo andare all'albergo? Semplice, scendiamo per la botola della tua casa. Chiusa. Dovremo passare la notte qui. In queste brutte condizioni? L'organizzazione la dirigerò io. Ci prepareremo un bel letto e ci staremo comodi come due piselli in un baccello. Oh! Oh. Vieni a dormire una mano, fa presto. Oh! Non sei calmi.
Cancello dritto, torno subito. Non star lì a guardarmi, fai qualcosa, aiutami. Gioca delle corde almeno. Che ne fai di quella? Chiudi il becco, fai quello che ti dico. Venti ste. Andato al congresso. Poverino, si sarebbe divertito invece di trovarsi in quella tempesta. Oh, è tutta colpa mia. Non affliggerti, cara. Forse non stanno male come noi pensiamo. Oh, Betty, se potessi vederlo ancora almeno una volta. Mentitore! Ah, vedrai, caro, quando torni a casa come ti aggiusto. Ma che a sedere? Snocchi! Ah, Stanlio non dice bugie, poverino. Ma questo non ti riguarda. Mi riguarda come? Chi si immaginava che fossero al congresso? Immaginava che fossero al congresso. Oh, non è questo che importa. Quello che mi secca è che mi abbiano messa nel sacco. Mi scotta proprio. Oh, siedi, ottimi dai ai nervi. Oh, zitta, sai. Stanley non dice bugie, povero cocco. Sì, ma questa è la prima volta. E non sarebbe mai avvenuto senza il cattivo esempio di tuo marito. Ah, è così. Vorresti farmi credere che soltanto mio marito è la causa di tutto? Puoi crederlo senz'altro. Oh, nei confronti di Stan sei una perfetta illusa. La responsabilità è sua quanto del Miolli. Ha mentito, è vero. Ma io sono certa di una cosa. Quando al suo ritorno lo interrogherò, senza alcun dubbio mi confesserà ogni cosa. Ma non farà altrettanto tuo marito. Aspetta solo che torni a casa e vedrai chi è il più sincero dei due. Dovrai convincerti che Ollie è più schietto di Stan. Oh, smettila, smettila. Ecco fatto. Degno di Ore. Staremo benissimo qui. Domani scendiamo giù, facciamo i neofeghi e la pace domestica non sarà turbata. Capisco che ti devo ringraziare. Di cosa? Ma della grandissima intelligenza che hai dimostrato nell'ideare e predisporre tutto questo piano machiavellico. E infine per il letto aereo, che è una grande invenzione. Se invece io cadessi... Vieni a letto. Machiavellico. Ora salgo io. Non stiamo benone? Sicuro. Come due piselli in un guscio. No guscio. Baccello. 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 Buonanotte, Lotti. Ci vediamo domani. E se dovessero arrivare, chiamami subito. Sono proprio curiosa di vedere il tuo Ollie. Oh, Betty, cos'è stato?
Adesso vado a vedere. No, no, non lasciarmi. Dice Otto dormono e non avranno sentito. È una fortuna. Oh, Betty, forse saranno i ladri. Ah, sì, credi? Hanno fatto un affare. Li prenderò a fucilate. Zitto, andiamo sui tetti, vieni. C'è qualche cosa di strano per l'aria, bisogna chiamare subito la polizia. Un'ottima idea, presto andiamo. E adesso che cosa si fa? Dimmelo tu. Io me ne vado, non voglio buscarmi una polmonite doppia. Chiamiamo lungo il tubo. Poi ci mettiamo nel garage ed andiamo all'albergo. Tu fai quello che vuoi, io vado a casa. Ma dovrei confessare tutto a Betty. Non posso far diversamente e... Sei un uomo morto. Io? Sei pallido. Non mi pare. Sei un volgare voltefaccia. Ma se spifferi tutta mia moglie, io dirò a Betty che ti sei messa a fumare come un tuono. Dille pure quello che vuoi. Tanto... glielo dirai. Certamente, mio caro. Davvero? Lo giuro. Sai che cosa facciamo? Cosa? Ci caliamo per il garage, ci vestiamo nel tubo dell'acqua, poi andiamo all'albergo e ci sistemiamo là dentro come due piselli nel loro baccello. E venti, scendiamo dunque, venti. Mi fai proprio diventare nervoso. Allarga le gambe. Ma perché mi hai detto di allargare le gambe? Non volevo che ti bagnassi i piedi. Tirami fuori. Non diciamogli niente. Che succede qui? Ma nulla, caro. Dove abitate? Non vorrei dirlo. Ah, non vuoi rispondermi, eh? Viaggiamo in incognito. E dove sta? Eh? Dove abita? Vicino al mio amico. Sicuro. Ma dove? Stiamo là dentro. Oh, sembra questo il momento di scherzare? Oh, io non scherzo, se non mi crede, domandi in casa. Shhh, una buona idea. Andiamo. Abitate qui? Sì, signore. Vedi che altro pasticcio sciocco mi hai combinato. Che diremo alle mogli? Tu non pensare a te, io mi rendo poco conto mio. Come faccio? Betty, eccoli qui. Dov'è il fucile? Un momento, calmati, cara. Sentiamo quello che ci raccontano. E ricorda che anzitutto occorre agire astutamente con quei due. E dopo invece li sistemeremo. Oh, giustissimo, hai ragione tu. Grazie, colonnella. Oh, Oliver, oh. E il naufragio com'è finito? Oh, fammi prima riprendere il fiesto. Ali, che cosa è successo? Oh, la prima giuola. Ritornevamo a Honolulu. La nostra nave è coletta e picca. Lo vedi, cara, se fossi andata al congresso, non avrei corso il rischio di annegare nell'acqua. Oh, raccontami tutto, amore mio, raccontalo, prego. Va bene. Noi navigavamo sul mare, quando ad un tratto scoppia una terribile tempesta. Di tu, Stelio. Sì, poi cominciò il ballo del tifo. Ma che tifo? Vuol dire tifone, cara.
Poi la neve affondò e noi ci gettemmo giù a pesce. Ti ricordi, Stelio? Eh sì, la neve affondò per 3 volte consecutive. Ed eccoci qui. Siete contenti che siamo salvi, vero? Bene. Che c'è di nuovo? Ma c'è di nuovo che la nave dei naufraghi arriverà qui soltanto domani. La neve? Oh, noi non siamo stati salvati da quella. Ma certo, ci eravamo messi in salvo prima. Grazie, Telio. Non c'è di che. E come arrivaste qui? Già. Oh, con mezzi di fortuna. Ma sicuro. Di fortuna. Con cosa? Sì, pescati come pesci. Avanti, fa presto a raccontare. Ecco, stando aggrappati alle teme, vediamo passare un veliero. Lo chiamiamo e ci tiro su. Non è vero, Stelio? Sì, ed eccoci dunque sani e salvi a casa. Oh, che bella fortuna. Hai visto, Betty? Sono tutti e due uguali. Come due piselli nel guscio. Baccello. Silenzio. Non hai altro da dirmi, sciocco. Ma no. Ti ho detto tutto. Chi altro vuoi che ci sia? Di tu, Stelio. No, non hai dimenticato proprio nulla. Bravo. Noi... Holly. Cosa, tesoro? Holly, devi essere sincero. Più di quanto tu non lo sia stato finora. Mi hai detta tutta la verità? Che vuol dire tutta la verità? Credi che una storia come questa salti dalla mia zucca e che me la inventi? Ma è ridicolo. È assurdo. È una sciocchezza madornale. Proprio madornale. Sarebbe troppo grossa come bugia. Non è vero, Stelio? Enorme. Stanley. Dimmi. Stanley. Una confessione fa bene all'anima. Holly ha detto la verità? Oh, rispondi dunque. È vero? No, siamo stati al congresso, non siamo andati a Honolulu. Mi prego di dire che ero stato e non siamo andati. Siamo andati a nasconderci in soffitta e poi siamo cascati dal letto. Ecco la verità. Vieni, Stanley. Che ne diresti di un viaggio in montagna? Hai deciso di cambiare casa all'improvviso? Ok, invece lo rimandiamo il trasloco a domani mattina. Vedi, Stanley, la sincerità è la miglior virtù.
Betty. Che ti ha detto? Lasciandolo, questo. Che ti ha detto, Betty? Betty ha detto che la sincerità è la miglior virtù. Guarda. Honolulu, baby, won't you close those eyes?